Buongiorno dall'officina della regina. Oggi faremo le ciambelline al vino bianco aromatizzate con l'anice. Avete presente quelle ciambelline tipiche del Lazio che si fanno con un bicchiere di vino, un bicchiere di zucchero, eccetera? Ecco, faremo quelle però in versione senza glutine e vi assicuro che sono altrettanto buone. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 400 g di farina di riso, 30 g di farina d'avena integrale, 150 g di zucchero di canna, 200 g di vino bianco, 150 g di olio di semi. Io ho utilizzato metà olio di vinacciolo e metà olio di girasole biologico. Poi serviranno 2 cucchiaini di semi di anice, un cucchiaio di anice liquore se vorrete, non è obbligatorio, e un pizzico di sale fino. Ecco la ricetta. Procediamo. Mettiamo il vino in una ciotola. Aggiungiamo i semi di anice e li lasciamo a bagno per qualche minuto. Ora aggiungiamo l'anice. L'olio, lo zucchero aggiungiamo un cucchiaino di gomma xantana alla farina d'avena e la misceliamo. Prima ho dimenticato di menzionarla, però l'ho messa nella lista degli ingredienti. Ora aggiungiamo un pizzico di sale e partiamo aggiungendo una piccola parte di farina di riso. Quando avrete aggiunto la metà della farina di riso circa e avrete ottenuto questa consistenza un po' gelatinosa, aggiungete la farina d'avena insieme alla gomma xantana. Adesso un po' alla volta aggiungete la rimanente farina di riso. L'impasto è pronto anche se è ancora appiccicoso. Lasciatelo così senza aggiungere altra farina. A questo punto foderate una teglia con carta da forno, una teglia abbastanza grande in maniera da poter cuocere tutte le ciambelline in un'unica volta.
Poi mettete un po' di farina extra in una ciotola che vi servirà per infarinare le dita. A questo punto infarinate un po' le dita e prelevate un po' dell'impasto. Pesatene 50 grammi, che sarà il peso di ogni ciambellina. Fate momentaneamente delle palline. Abbiamo ottenuto 4, 8, 12, 16, 18 pallette. E adesso, prima di andare avanti, versiamo un po' di zucchero in una ciotola. E prima di fare le ciambelline accendiamo il forno e portiamo la temperatura a 200 gradi. Infariniamo un po' le dita e facciamo un buco all'interno della palletta. Allarghiamo un po'. E la passiamo nello zucchero. Poi mettiamo la parte con lo zucchero sopra. Che è molto semplice. Basta essere un pochino delicati comunque, perché gli impasti senza glutine sono sempre molto fragili. Le ciambelline sono pronte, non resta che metterle in forno. Prima di infornarle, aspettate che il forno abbia raggiunto la temperatura impostata. Inforniamo sul ripiano più basso, cottura totale 30 minuti, anche 35. Tra 20 minuti sposteremo le ciambelline al ripiano centrale per farle colorire sulla superficie. Sono trascorsi 20 minuti, adesso spostiamo le ciambelline al ripiano superiore, o meglio, un ripiano intermedio, non proprio quello in alto. Io lo metto al ripiano centrale, che viene un pochino più in alto rispetto al centro, e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Eccole, sono pronte, sono venute benissimo. Adesso aspettiamo che si raffreddino completamente e poi le possiamo mettere in una biscottiera, dove si conserveranno per tantissimi giorni, sempre che riusciate a farle conservare, perché sono talmente buone che sicuramente finiranno subito. Ciao dall'Officina della Regina e alla prossima ricetta!